Cosa c'è da guardare? Non hai mai visto uno come me che fa la spesa? Beh, in realtà sono tante le cose che non hai mai visto. Tipo? Un sacchetto. Sì, un sacchetto come questo. Entri in un negozio, fai la spesa, lo riempi, lo porti a casa. Sì, questo lo hai visto. Quello che non hai mai visto è che dietro un sacchetto come questo potrebbe nascondersi la criminalità organizzata. Che in Italia controlla gran parte del mercato dei sacchetti. E non soltanto al sud. Commercianti costretti a comprare sacchetti dalla malavita. Sacchetti illegali. Spesso non compostabili. Ora, se non hai mai visto questo, come fai a cambiare le cose? Perché si possono cambiare. Come ha fatto COP21. Due ragazzi che hanno fondato una cooperativa che produce buste compostabili, legali, certificate, e che sta sfidando il racket. Perché? Per onorare la memoria dei loro padri, uccisi dalla stessa malavita che ora cercano di combattere. Hai visto? Per cambiare le cose basterebbe starci attenti, informarsi, scegliere prodotti virtuosi, fare la propria parte. Ah, ma io già sto attento. Stai pensando questo, vero? Stai attento a tutto. E rivediamo tutto da un'altra angolazione. 3, 2, 1, cosa c'hai da guardare? Non hai mai visto uno come me che fa la spesa? Beh, in realtà sono tante le cose che non hai mai visto. Tipo? Un sacchetto. Sì, un sacchetto come questo. Entri in un negozio, fai la spesa, lo riempi, lo porti a casa. Sì, questo lo hai visto. Quello che non hai mai visto è che dietro un sacchetto come questo potrebbe nascondersi la criminalità organizzata. Che in Italia controlla gran parte del mercato dei sacchetti. E non soltanto al sud. Commercianti costretti a comprare sacchetti dalla malavita. Sacchetti illegali. Spesso non compostabili. Ora, se non hai mai visto questo, come fai a cambiare le cose? Perché si possono cambiare. Come ha fatto COP21. Due ragazzi che hanno fondato una cooperativa che produce buste compostabili, legali, certificate, e che sta sfidando il racket. Perché? Per onorare la memoria dei loro padri, uccisi dalla stessa malavita che ora cercano di combattere. Hai visto ora? È facile non vedere. Stiamoci attenti.